Ciao ragazzi, ciao amici di GDM e di La Casa di C. Ci ritroviamo oggi con un nuovo appuntamento del format La Casa di C Talk. Come vi avevamo anticipato settimana scorsa, anche oggi avremo un ospite speciale. Come al solito io non sarò sola, con me ci sono i miei compagni di avventura Fabio e Francesco. Ciao Carlotta, ciao a tutti. Ciao Ciao, ciao ragazzi. Carlotta, ciao Ciao ragazzi. Fabio, ciao a tutti. E quindi ragazzi, oggi illustreremo un po' quello che è successo durante la settimana del campionato di Serie C. Ricordiamo che si è giocata anche la finale di andata di Coppa Italia, mentre il ritorno è previsto per il 2 aprile e quindi affronteremo vari temi gi di giornata, faremo il nostro solito giochino e poi arriverà un ospite speciale che è stato svelato sul nostro profilo Instagram. Allora, direi di Oggi non partire. posso perdere contro Francesco, eh. Oggi è difficile, ti dico, oggi il gioco è difficile. Allora, ragazzi, direi di partire subito con il Girone A. Girone A che ha visto il Mantova battere il Lumezzane 2-1, mentre il Padova è stato fermato 0-0 contro l'Albino Leffe. E quindi il Mantova si è portato a più 11 sul Padova, che appunto è secondo in classifica. Inoltre nel girone A c'è una grande sorpresa che è quella della Giana Erminio e noi Fabio abbiamo appunto un video che un nostro collaboratore ha girato. Sì, è vero perché c'è il nostro collaboratore Santo Romeo, se ci segui Santo, ciao, Ciao e Santo. che è andato proprio a Gorgonzola a intervistare il mago, lo possiamo dire, il mago della Gianni Erminio, uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione, e ci ha regalato questo bel giochino che ora vi mostriamo per conoscere, insomma, l'uomo dietro al calciatore. Vediamo se riusciamo a mandarlo on. Vai. Aspetta, eh. Giuro che ci Noi riuscirò. Ma rifacciamo questa è qualcuno. Ramadan che mi Dai, fa. padre, non ti preoccupare. Pro Patria, Legnago, Lumezzane. Pasta, pizza e. Ho problemi che. Silenzioso, sorridente, simpatia. Gian Erminio, Arezzo e Catania. Senegal e Costa d'Avorio. Altri due giocatori famosi con il numero 17. Leao, no, Leao c'ha 10 adesso. Ed è Bruyne. Oh wow. Dai, vai. E Albino Leffe Stadium e Menti. Renate e Albino Leffe. Due squadre dove ha giocato Marco Reus. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Quei due squadre. Eccoci Fabio, questo è il video realizzato appunto da Santo sulla Giana con Fal. E molto simpatico, Santo ci regala sempre dei servizi molto carini sulle piattaforme, insomma. Sì, Bravo, bravo assolutamente, Santo, bravo grande, Santo. grande Santo. Che ricordiamo che è di Reggio Calabria, quindi Francesco ci tiene a ribadire il fatto che la Calabria. Esatto. Numero uno al mondo, ragazzi, numero uno al mondo. Dai, andiamo Sempre avanti, parliamo di cose più serie. restando in tema di Girone A, quindi parlando del Padova in questo caso, come dicevo, si è giocata la finale di andata di Coppa Italia. Fabio, vuoi raccontarci un po'? Allora, sul campo ha vinto il Padova, lo sappiamo, ha vinto 2-1. Purtroppo, sono noti a tutti, insomma, hanno fatto il giro, ahimè, del paese, i video che hanno coinvolto gli ultras del Catania e gli ultras del Padova nella finale. È andata come è andata. Ci teniamo a ribadire, insomma, come ha già fatto la Lega Pro, che questi sono episodi da condannare e che non fanno assolutamente parte di questa categoria. Il giudice sportivo si è espresso, una giornata, cioè insomma che purtroppo la Coppa Italia, cioè la finale di Coppa Italia Serie C al massimino di ritorno si giocherà senza spettatori, con il malumore anche dei tifosi del Catania, perché sono stati i primi stessi, lo riconosciamo, ad ammettere il fatto che sono episodi isolati, non è giusto, cioè che si sentono insomma tra virgolette violati il fatto perché se 50 barra 100 Certo. fanno questo, non.
purtroppo ne ci rimettono tutti e 20.000. Esatto. E per quanto riguarda invece il girone B, abbiamo visto come il Cesena è riuscito a vincere anche durante la scorsa giornata contro la Vispesaro, e la Torres è stata fermata sul campo dell'Ancona per 1-1, quindi anche il Cesena, che era più 9, si allunga a più 11. E anche nel girone B abbiamo una grande novità. Ossia il Pescara ha cambiato allenatore e sulla panchina biancazzurra adesso siede un ex giocatore nonché capitano. E mi vuoi dire tu chi è, Fra? Vabbè, Manuel Cascione, che sicuramente i tifosi del Pescara ricorderanno, ma anche magari i più attenti alla Serie A nei vari anni ricorderanno, no ragazzi, ho giocato in Serie A con la maglia del Pescara, io me lo ricordo personalmente a Reggio Calabria con la maglia della Regina, con diverse stagioni in Serie A, delle salvezze importanti sotto la presidenza di Foti, se non vado errato 2007-2008, credo siano quelli gli anni, però comunque un bel riconoscimento per lui, è alla seconda esperienza d'allenatore, se non vado errato, nelle squadre di prima squadra, perché ha iniziato quest'anno con la Pistoiese, non ha fatto benissimo e adesso c'ha queste ultime partite della stagione più i playoff con il Pescara da giocarsi, quindi sicuramente credo che una piazza come Pescara, che l'anno scorso è uscita ai playoff soltanto per mano del Foggia che è arrivato in finale, ecco, magari adesso con uno come Cascione, mi viene da fare il paragone con Daniele De Rossi, con le dovute ovviamente proporzioni con le dovute proporzioni, però stiamo parlando comunque di un giocatore importante nella storia del Pescara, che adesso torna da allenatore e magari può dare veramente quella svolta che serve a questo gruppo per arrivare in fondo ai playoff. E tra l'altro penso che forse i tifosi della Juventus lo ricordano Cascione, perché, ora vi facciamo vedere questo video, allo Juventus Stadium Cascione segnò uno dei suoi pochi gol in Serie A, ma lo fece bellissimo. Seppur inutile, lo fece bellissimo, perché fece esattamente questo gol sotto l'incrocio che sicuramente merita di essere rivisto. Vediamo. Se vogliamo rivedere. Boom, è sotto l'incrocio. E guarda come esulta il povero Storari, ragazzi. Battuto. Però è sicuramente un gran gol. E magari riuscirà, non so, a risollevare questo Pescara che non vince più. Tra gli ex Serie A è tornato anche in panchina Carlotta, no? Nel girone A, questo non l'abbiamo nominato, ma è giusto fare una menzione a Lazzignano. Esatto, sì, Bentivoglio. Simone Bentivoglio. Esatto. Però non adesso è l'unica panchina che ha switchato. Non è l'unica panchina che ha switchato, no, Fra? Esatto. Sì, vabbè, cambia... Nelle ultime ore. La notizia di oggi, cambia anche il Crotone, torna Lamberto Zauli e dimissioni per Silvio Baldini, che non ci sorprendono, noi che siamo abituati a seguire la Serie C e conosciamo bene il personaggio di Baldini, è un allenatore che o va tutto bene o, mi dispiace dirlo, va tutto male, come in questo caso, 4 sconfitti in 5 partite, però come sempre Baldini si dimostra una persona vera che crede nel percorso di una squadra, ha capito che le cose non andavano per il verso giusto, ha capito che probabilmente la squadra non lo seguiva, ha preso queste decisioni, adesso il Crotone cambia, arriva Zauli per risollevare le sorti di una squadra che ricordiamo nelle ultime 5 stagioni 2 le ha fatte in Serie A, quindi stiamo parlando di una squadra che è abituata a determinate pressioni, una piazza del sud che negli anni è diventata importantissima, io ricordo la partita contro l'Inter che vinse in una delle ultimissime giornate di Serie A, veramente a Crotone ci fu un tripudio, per non parlare della rovesciata di Simi contro la Juventus, diciamo che vederla diciamo che la Juventus oggi la stiamo bastonando, eh. No, mai, ragazzi. Magari nelle prossime puntate porteremo qualcuno della Juventus Next Gen. Magari. Per farci visita, vediamo se ci racconta qualcosa. Il mio amico Nicolò Savona, se ci segue, se vuole può venire. Speriamo che ci stia seguendo. Restando sempre in tema girone C, ragazzi, la Juve Stabia è stata fermata invece dal Foggia. 2-1 è stata battuta appunto dalla squadra di Mirko Cudini e adesso abbiamo un altro video del girone C, anzi
se vogliamo essere precisi, ne abbiamo due. Uno molto carino che ci è stato girato dai colleghi di Sport Channel, riguarda appunto l'Avellino. Ed sì, è assolutamente, perché è particolare, perché di solito noi vediamo dei calciatori, no, che regalano le proprie magliette ai tifosi. Invece qua abbiamo un tifoso che è andato fuori dall'allenamento di Avellino e ha fatto questo a Paterno. Alla grande, Checco Paterno, vero uomo e grande bomber, soprattutto lupo vero. Con affetto, l'altro grande tifoso, Massimo Spiezza. Grazie mille, Massimo. Ti era mai capitato di avere no, un infatti, regalo? Di solito la do io. Grazie a te, perché tu ci metti il cuore, tu sei veramente quel giocatore che a me mi fa innamorare. Io mi sono innamorato di te già quando giocavi nel Francavilla, lo diceva a Titti, che a me mi piace seguire, no? E mi era incuriosita questa cosa di un ragazzo. Ecco, appunto, come dicevamo, è stato un episodio abbastanza singolare. Per la prima volta un tifoso regala la propria bello, mamma. Che bello, ragazzi. Che bello. Solo in Serie C possono succedere queste cose. È tutto bellissimo. Il bello del calcio. È il campionato più bello del mondo. È il campionato più bello del mondo. Sì. Che tra l'altro non si ferma questo weekend, lo ricordiamo. Serie A esatto. Ferma, Serie B ferma, maggiori campionati europei fermi, la Serie C no, eh. Non ci fermiamo. Ci sono tanti big match. Io vorrei capire chi siamo noi per non dirvi di seguire la Serie C questo weekend, ragazzi, perché con i nuovi orari della Serie C che è su Sky, si possono seguire tante, tantissime partite. Cioè, quante partite guardate voi al weekend della Serie C, ragazzi? Perché io veramente, io sono un caso patologico, magari ne guardo anche 5-6, non so voi quante ne riuscite a guardare. È abbastanza, diciamo abbastanza. Fabio non se ne guarda, Fabio si guarda la Serie A. No, assolutamente no, però stasera mi guardo l'Italia, come vedete. Allora, diciamo che Fabio tu guardi la Serie A, perché sulla Serie C, visto anche i giochi che abbiamo portato settimana scorsa, ecco, diciamolo. No, oggi vi stupisco, oggi vi stupisco, diciamolo. Ma oggi sono di nuovo contro di lui? Sono di nuovo contro di lui? È un format diverso, diciamo che il gioco di oggi vogliamo coinvolgere anche i nostri telespettatori. Magari potete fare come si faceva al gioco di Gerry Scotti, fare l'aiuto da casa quindi leggere i commenti e vedere se riuscite a indovinare quelli che sono i marcatori nelle ultime 10 stagioni del campionato. Vediamo di se Serie C. Lo vuoi mandare in onda, Carlotta? Lo mandiamo. Però quanti bonus abbiamo qua? Allora, io direi che potete sbagliare tre volte, dai, tre volte tu, tre volte Fra. Quindi abbiamo sei bonus da giocarsi, giocarci, giusto? Esatto. Dai, mandiamolo, vediamo che succede. Aspetta, vediamo se riesco a mandarlo. No, qua c'è solo Carlotta, qua ci siamo tutti. Lo rimuovo e lo rimetto. Benissimo, presenta. Ragazzi, benissimo. Come per magia non esce nulla. Bellissimo. Vai, eccolo. Allora, partiamo da quello che sappiamo, Fa. Dobbiamo farlo in collaborazione. Ah, siamo insieme, un po' come Pastore e Siani. Esatto. Siamo insieme. Allora, partiamo da quelli facili. Vabbè, okay. Gemello nella scorsa stagione, lo Zar. Gemello ci siamo, vai, Gemello ci siamo. Ok, perfetto, ragazzi, vi do un piccolo indizio. Vi dico che Gemello è stato capocannoniere anche in un'altra stagione. Ok, e allora lo andiamo a mettere subito. Ci sei, Fa? Sì, hai idea quando è stato? Ci sei? E a Foggia. Okay, incredibile! Bravo, Foggia, Fabio! 10 punti di Fondoro. Quindi abbiamo Gemello due volte, 2022-23 e 15-16. Esatto. Dopodiché, vabbè, mettiamo... Io chiamerei Brunori 2021-2022. Vabbè, Brunori lo chiamiamo e quindi siamo a 3 su 10. Perfetto. 3 su 9, scusate, 3 su 9, c'è pure quello di questa stagione che diciamo subito, Fra. Vai, dillo tu, vediamo che mettiamo Spendi, prima c'era Murano, adesso Spendi l'ha superato, quindi. Te lo sei visto, te lo sei guardato prima, sicuro questo, andiamo avanti. No. della Ternana ce l'hai? Oddio, io direi Falletti, non so, tu? Aspetta. No, tu ce l'hai, Allora, io ho un dubbio. Io pure sono su Falletti, però ne ho anche un altro.
che è partipilo. Ho il Ed dubbio è su questi incredibile, due. ti fermo, sai per quale motivo, Fra? Perché sono entrambi marcatori di quell'anno, tutti e due a quota 17, tutti e due nella Allora ok, campagna. abbiamo presi, vai, 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 ci siamo, Quindi i ci siamo. primi tre li abbiamo presi, È incredibile. il quarto è facile, lo mettiamo? Che ora sta alla Sì, dai. spalla Metti, per i per favore, 40, però continua a non segnare. sbagliare, non sbagliare. È Mirko? Vai, vai. È È Mirko, Mirko, sì, Mirko, è dai, Mirko, Mirko, sì. Mirko, Mirko Antenucci. Dai. Esatto. E E adesso ti quindi voglio, primi. amico mio. Adesso ti voglio, amico mio. Adesso era È tutto qua, facile. 2018-19 sono tre. Sì. Allora. Qua è difficile. Allora, 18-19 ci devo un attimo pensare. Carrarese 18-19 era Nei l'anno commenti dove ci scrivono c'erano. Iemmello 15-16 col Foggia e ci siamo per E fortuna. ci Grazie siamo. Allora, a Frank che ha indovinato. 18-19, allora, io direi Casertana, capocannoniere, girone C. Io ce l'ho, fa. Io una chiamata ce l'ho sulla Casertana, ce l'ho. Dai, chiama. Io a me non vengono. Luigi Castaldo È potrebbe proprio essere. lui, proprio lui, proprio lui. E devo dire che ci sta anche un ragazzo che ci ha appena commentato la stessa identica cosa, Castaldo 2018-2019. Complimenti a Roberto. Castaldo ce l'abbiamo. Ne abbiamo uno su tre, Allora, io c'ho anche quello della Triestina, però lo devi dire tu. quello della Quello Triestina è della Triestina tosto, eh. potrei avercelo, non è detto che è questo, però secondo me è lui. Ha un passato in Serie A, Serie B pure, e lo soprannominano il Diablo, quello che penso io. Ora non so se ce l'hai, perché io credo sia lui. Eh no, qua non mi viene, purtroppo ho un vuoto totale qua sul diavolo, vai. Buttati, 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 buttati. Non posso dire tutto io, non mi pare essere No. No, così. Non fare essere così. ma anche perché, Posso. meno male, aggiungerei che non è stato fatto il gioco di Fabio contro Francesco, perché altrimenti avevamo già un Mamma mia, vincitore. difficile mamma mia. apposta. Francesco purtroppo è mostro, sarebbe capace di indovinare Baloncieri come miglior marcatore dell'Italia, no? Ecco qua. No, quello è impossibile. Anche perché qua dentro qualcosa mi manca, quindi devo. Ci sei? Ci hai pensato su Vai, Triestina? no, non ce l'ho assolutamente. Ah, secondo me è Granoce. E secondo te è giusto? E È lui. della È lui. Carrarese? Allora, Carrarese, io sono indeciso tra due nomi, anzi tra Vai. Vai, tre. che l'altro Tra giorno lo stavo tre. vedendo, mi è capitato l'altro Allora, tra giorno. tre. 18-19, però il mio amico Tommaso Biasci è un po' troppo presto, 18-19. Quindi alla No, non è Carrarese Biasci, te lo dico, non è Biasci perché lui è stato capocannoniere, ma non alla quell'anno. Carrarese quell'anno c'erano Tavano e Maccarone. Tavano e Maccarone, quindi dovrebbe essere uno dei due. Vai, diciamo E uno a io testa e mi. uno lo sbagliamo, dai. Vai, no, Ti vai, piace vincere dillo tu, facile? scegli tu tra uno tra i due. Io Vai, vai. dico Maccarone. E ovviamente hai detto male. Bravo. Quindi Non ci primo credo, non errore. ci credo. Prima, capito? Dai, c'è un 50. Ma Quindi cioè, avevo tu devi beccare un 50%. nome che gli ha detto Fra, non sei stato capace di beccare il nome che gli ha detto Era pure Fra, difficile. cioè, Quindi è Ciccio incredibile. Tavano, Ciccio Tavano. È Ciccio Tavano, sì, Ciccio Tavano, sì. Adesso 17-18, qui ti voglio, Non ragazzi. riconosco, non vedo bene gli scusi. Vabbè, Feralpi-Saloi? Livorno? Livorno Livorno, dovrebbe essere, ok. Livorno 17-18, Livorno 17-18, questa è veramente dura, eh. E fra qua dobbiamo. Livorno Car 17-18. Qua ci dobbiamo buttare. Allora, Feralpisalò, forse potrei avere qualche idea, però Livorno, devo capire che anno è stato del Livorno. Ma posso farvi una domanda? Perché io vedo che c'è Frank01 che ha già indovinato il marcatore Vediamo. del Sì, 2016-2017. no, sì, Leonardo Mancuso. Leonardo Mancuso, bravissimo, Mancuso. bravissimo Frank, bravissimo Esatto, Frank. bravissimo Bravissimo, Frank. bravissimo Questa era Frank. difficile, non la sapeva nemmeno Fabio, sicuro. Qua non ci sarei arrivato a Mancuso, onestamente. A Mancuso neanche Francesco, dai. No, Leonardo Mancuso era veramente difficile, però
però una che potrei avere dell'anno 2015. Allora ci mancano, quelle, aspetta, quelle Pontedera? No, no, 15-16 abbiamo l'avete detto. Fatto? Cioè, no, 2015-16 sì, vi manca il Pontedera perché avete fatto Foggia, che era Iemmello. Io ce l'ho quello del Pontedera, credo di avercelo. Ex reggiana negli ultimi anni, dovrebbe essere Stefano Scarpini, se non vado errato. Madonna, Fra, ma sei bravo! Ma è incredibile! Questo me lo ricordavo. Giuseppe Pastore della Serie C. È incredibile! Quindi Teramo abbiamo... sono indeciso. Teramo sono indeciso tra due, perché... Teramo, io sono convinto sia la Padula, ma secondo me c'è tipo a trabocchetto. No, no, ce n'è anche un altro quell'anno. E io lo so, non perché sia un fenomeno, perché quell'anno l'allenatore del Teramo era Vincenzo Vivarini. E allora Vincenzo Vivarini, e dovrebbe essere uno tra la Padula e Donnarumma. Alfredo Donnarumma, che è tornato quest'anno al Catanzaro. Vi dico che tanti su Instagram stanno dando per certo che è la Padula, come voi. Noi andiamo contro tendenze e diciamo Donnarumma? Io dico Donnarumma, vai. Ed è Donnarumma e anche Roberto Leccese. Ragazzi, Roberto Leccese può partecipare con voi praticamente perché li sta indovinando tutti, Veramente tutti. Complimenti, Roberto, sei più bravo di Fabio. anche Frank, da dire che ha indovinato Iemmello e Mancuso, Raga, io voglio un indizio su Ferral Pisalò, anzi no, sì, l'indizio su Ferral Pisalò e Livorno. Perché sì, ci sono gli unici, no, ci mancano loro due, sì. E basta. Allora, giocano ancora in Serie C? Giocano ancora in Serie C? Sì. 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 Gironi? Giocatore quello della Ferral Pisalò gioca nel girone B. B. Sì. B ex Ferral Pisalò attaccante, diamo per scontato sia attaccante, dai. Attaccante, fino a quando ha giocato nella Ferral Pisalò? Oddio, mi sa fino all'anno scorso? Cioè quest'anno. Ha preso la promozione? Mi sa che si è trasferito quest'anno. Ce l'ho. Che aspetta, è guerra. Bravo, Fabio! Simone Guerra. E invece il Livorno gioca sempre girone C. Voglio sapere la regione della squadra. Vantaggiato. Daniele Vantaggiato del Brindisi. Brindisino arrivato, tornato al Brindisi per fine della carriera. Daniele Vantaggiato. Vorrei Carlo, fare comunque te, complimenti, ma secondo te, ragazzi, su Instagram. Sei andati a guardare, Fabio? No, assolutamente no. Promesso, non lo farei mai. Ammetto le migliori. Hanno indovinato, ragazzi. Cioè, veramente, la prossima volta il gioco lo potremmo fare. Ti ha letto? Antonio 83 dice che Fabio ha letto il commento, no, perciò l'hai detto. Giuro che io credo ad Antonio. Io ho i commenti di YouTube davanti, tu hai quelli di Instagram. Io non ho nessun commento davanti, ragazzi. Diciamo le cose come stanno. Vabbè, ragazzi, smettiamola di fare queste cose. Dai, smettiamola. Perché tra un po' arriva qualcuno. Tra un po' arriva qualcuno. Tra un po' arriva qualcuno. Saranno molto contenti i tifosi del Foggia. E proprio parlando dei tifosi del Foggia, noi abbiamo un servizio che è stato girato da Antonio Palladino. Un nostro collaboratore, dove appunto ha girato un po' per Foggia e ha chiesto ai tifosi un po' l'aria che si respira in virtù della diciamo cambio di rotta che ha avuto la... Tornato l'ultima ottenuta in casa. Ecco, appunto. Vai. Sì, del cambio di rotta che ha avuto appunto la squadra di Mirko Cudini, battendo anche la Juve Sabbia nella scorsa giornata di campionato, e questo ha permesso anche al Benevento di portarsi a meno 6 dalla Juve Sabbia capolista, e questo è il servizio di Antonio Palladino su Foggia. A Foggia è ormai tornato l'entusiasmo dopo un inizio di 2024 un po' complicato. Zona, playoff agguantata e 5 vittorie nelle ultime 7 uscite di campionato. L'ultima ottenuta in casa contro la capolista Juve Stabia. Ma dove può arrivare adesso questo Foggia? Lo andiamo a chiedere proprio ai tifosi rossoneri. Venite con me.
Per me potrebbe ambire anche i playoff, cioè potrebbe anche andare più in su. Speriamo arriviamo al settimo posto, di andare a prendere il Crotone. Arriverà a me a fare i playoff. Adesso è una bella squadra, si stanno incominciando a capire uno con gli altri e speriamo che andrà sempre avanti. Se continua così, penso che sia positivo. Bisogna vedere se due partite fuori casa cosa fa. Credi alla Serie B? No, assolutamente no. Dobbiamo dire grazie alla salvezza, almeno quello. Io credo alla Serie B, però prima ci dobbiamo salvare e poi pensare ai playoff. La squadra c'è, sono carichi e quindi l'allenatore è valido e mi auguro che riusciamo a qualificarci. Spero che anche quest'anno possa fare i playoff. Abbiamo pensato prima di tutto a salvarci, per fortuna le ultime partite abbiamo fatto punti importanti, è inutile pensare ai playoff perché perderemmo solo tempo e altre illusioni che questa volta sarebbero drammatiche, perché arrivare decimi o noni è difficilissimo poter superare poi i vari step. Eccoci ragazzi di nuovo. Quindi questi sono i commenti dei tifosi del Foggia che sfiderà il Messina nella prossima giornata di campionato. E io direi di partire e far entrare subito il nostro ospite. L'abbiamo fatto attendere, eccolo. Ciao Luca. Ciao. Luca, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. A voi. Allora, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato l'invito, è un piacere per noi averti qui. E direi di partire subito con le tue 12 ore di fuoco, come hai detto tu, 12 ore tutte d'un fiato. Cioè, il meme che dice entro, spacco, esco, ciao, tu invece hai fatto praticamente segno, batto la capolista e mi laureo. Sì, no, vabbè, la cosa principale per me in questo momento era la partita. La laurea l'avevo già metabolizzata da tempo, perché è una data che avevo già da qualche mese, quindi c'era prima l'importanza di una partita fondamentale, poi dopo il giorno successivo sapevo che appunto c'era questo evento e diciamo che è arrivato nel migliore dei modi e è stato un po' spartita sereno. Esatto, sì, direi proprio di sì. Proprio in merito alla laurea avevo una domanda da farti. Hai provato più pressione provi più pressione a giocare una partita di calcio oppure ad essere giudicato da una commissione? Ma ti devo dire la verità, era una laurea comunque triennale, quindi non ho dovuto discutere nulla, solo la proclamazione, quindi sicuramente le pressioni comunque che ci sono prima di una partita sono nel mio caso sono maggiori. A Roma cantano una canzone dopo la laurea che è dottore, dottore. Te l'hanno cantata nello spogliatoio? No, nello spogliatoio no, però qualche... Ah, ok, l'importante è quello. Ok. Io va bene, invece vai. Posso... Io ho un'altra domanda invece per Luca. Dove può arrivare questo Foggia? Ma guarda, noi stiamo bene, siamo spinti dall'entusiasmo che si è creato sia nello spogliatoio sia che poi ritroviamo allo stadio. E mancano 6 partite, noi siamo, posso dire che siamo affamati di punti, ora abbiamo veramente 2 partite fondamentali contro 2 concorrenti appunto alla corsa dei playoff, quindi penso che le prossime 2 partite saranno determinanti appunto per capire a ciò che possiamo ambire. Noi non facciamo calcoli in questo momento, siamo appunto concentrati a portare i risultati a casa e da quel che vedo io sinceramente ogni giorno in allenamento e quello che poi diamo sul campo, penso che le qualità e le prospettive siano buone per questo finale. Ma cosa ha spinto Luca Ercolani a venire a Foggia? Ah, tutto penso che sia una piazza a cui non si può dire di no. Io cercavo, dopo 6 mesi comunque buoni ad Alessandria, dove
dove mi è stata data l'opportunità di rimettermi in gioco dopo un infortunio, cercavo qualcosa di stimolante a livello proprio sportivo, agonistico, e questa piazza qui è incredibile per queste caratteristiche che cercavo, quindi sono subito stato convinto e non c'è stato bisogno di pensarci su. Eh beh sì, Foggia è appunto una piazza bella, bella importante. Poi voglio dire, tu non sei nuovo a piazze importanti, cioè a 16 anni sei andato in Inghilterra a giocare con il Manchester United, sei stato scoperto praticamente da David Williams in una partita con il Forlì, tu giocavi col Forlì contro il Bologna e da lì hai preso il primo aereo e via. Quindi giocare per lo United, cosa si prova a giocare con lo United, allenarsi con giocatori come Zlatan Ibrahimovic, essere allenati da Mourinho poi? Sì, no, è stato un percorso incredibile quello, assieme appunto grazie a David che mi ha scoperto un po' e mi ha dato l'opportunità. E poi là è un mondo completamente diverso, io ho vissuto l'altra fila delle giovanili, quindi comunque ero in un contesto sì con pressioni, ma sei comunque tutelato, è un ambiente che ti vuole comunque stimolare a crescere. E, però quando sei lì, che ti alleni comunque anche assieme alla prima squadra, vedi qual è il calcio vero. E ne ho vissute tante, ho vissuto tante belle esperienze. E, purtroppo dopo 5 anni si è conclusa, però è veramente a livello di esperienza che mi ha cresciuto sia come persona che come giocatore, penso che sia irripetibile. Quindi c'è qualcosa di Mourinho, e di Ibrahimovic che magari ti ricordi proprio? C'è qualcosa? Ma questa domanda mi sarà stata fatta 1 milione di volte. Comunque io mi ricordo la loro autenticità, cioè noi, da come li vediamo in TV, Ibrahimovic, Mourinho, stesso Mourinho, sono persone così, appaiono molto personaggi, ma in ambito sportivo, poi come si relazionano con le persone, sono persone umilissime. A me mi ha fatto molta impressione Zlatan, che in campo era veramente a livello sportivo eccezionale, non si lamentava mai, c'era da fare la cosiddetta guerra in allenamento con lui, però sempre sportivo con i ragazzi giovani, le prendeva, le dava, senza mai alzare i toni in maniera negativa, sempre in maniera costruttiva. E quindi queste cose, appunto il viverli ogni giorno è tanta roba, perché realizzi quello che è necessario fare per essere ai loro livelli. È stato un bel esempio poi per gli anni successivi. Ma Luca Ercolani in campo è passato da Foggia, da Catania, da Manchester United, da Alessandria, ma fuori dal campo è un ragazzo laureato e che soprattutto a 24 anni ha preso il patentino UEFA B da allenatore. Come mai sì, questa scelta di seguire tanti percorsi insieme, insomma? Sì, sinceramente nel tempo libero mi piace... Cioè, comunque mi piace imparare cose nuove. Questa cosa del patentino UEFA B è caduta appunto con l'Inghilterra durante un anno un po' sfortunato, un altro ginocchio. È stata la stessa società, il Manchester, che mi ha proposto questo percorso e mi ha tenuto per 10 mesi. E praticamente la mattina facevo riabilitazione al centro sportivo e al pomeriggio mi è stata data la possibilità di studiare i ragazzi dell'Academy, quelli più giovani. Ho intrapreso questo tipo di percorso che magari non ho idea ancora chiara, comunque mi viene aperte diverse porte. Poi dopo, successivamente negli anni, ho fatto altri corsi di economia, di attestati, quindi quando appunto a un indirizzo che facevo fatica a fare, l'ho trovato solo qui in Italia, quindi da quest'altro percorso. Ora siamo al futuro.
Ma in campo riesci ad applicare qualcosa che hai, cioè ti senti un po' un allenatore in campo avendolo studiato? C'hai qualche meccanismo che magari tu detti i movimenti ai tuoi compagni? Ma più che dettarlo ai compagni, mi sono accorto che da quando appunto ho iniziato a studiare per il corso, vedo le cose in una maniera differente, mi pongo più domande anche quando magari l'allenatore spiega o parla, facciamo mi pongo più domande, sto la mia attenzione più per cercare di capire cosa c'è dietro il pensiero dell'allenatore e di conseguenza quello che vuole trasmettere ai giocatori. E tutto qui. Assolutamente. Nel futuro di Luca Ercolani, cosa vedi? Spero almeno un'altra decina di anni di pure di più, dai. e poi vorrei appunto concludere questo percorso di studi con altri 2 anni di specializzazione. Sì, prendiamocela la magistrale. Ad agosto penso di iniziare, adesso mi prendo qualche mese per finire questa stagione concentrato sul campo e poi, perché no, magari prendere anche i successivi livelli del patentino d'allenatore e poi quello che verrà, magari mi verranno nuove passioni durante molto sereno. Perfetto, e ovviamente noi ci stiamo avvicinando anche nella fase finale di stagione, no? Mancano poche giornate, poi ci saranno i playoff. Innanzitutto, l'obiettivo stagionale qual è? E seconda cosa, nel caso in cui il Foggia dovesse arrivare a qualificarsi, quindi ai playoff, magari arrivare in finale, una piccola promessa per i tifosi del Foggia? Se arrivassimo in finale, di promesse ce ne sono, penso, poche da fare. Saranno 2 da giocare e dare la vita, perché a pensarci ora sarebbe un traguardo incredibile, non vedendo la scorsa stagione, non tanto incredibile, però per come è andata questa e per come si sono sviluppate certe dinamiche sarebbe davvero incredibile. E gli obiettivi però a breve termine sono quelli appunto di consolidare la posizione in classifica con le prossime 2 partite e poi, come ho detto in precedenza, provare a capire 4 partite, appunto iniziare a tirare una linea e vedere a che punto ci troviamo. Cosa ti ha dato mister Cudini in queste settimane? Perché io, se non ricordo male, stavo guardando prima i tuoi numeri, tu non sei mai stato, facendo il difensore, soprattutto un goleador, ecco, però in 7 presenze a Foggia hai già fatto 2 gol, quindi significa che ti sta dando anche qualcosa in più il mister. Sì, io lui l'avevo già avuto l'anno scorso per 3 partite, perché appunto poi ho avuto un'avventura, però il mister è una persona che dà molta fiducia alla squadra e che soprattutto esprime il suo modo di pensare, quindi ti fa andare in campo con le idee chiare, che ognuno sa, capito, i suoi compiti e soprattutto è molto offensivo, molto propositivo. E io purtroppo sì, negli anni scorsi ho segnato poco. Avessi segnato un po' più, magari anche in Inghilterra le sorti sarebbero state che sta venendo, perché appunto ho sempre dato il massimo, lavorato il massimo anche nei momenti difficili, quindi spero che anche nelle prossime 6 partite possa arrivare qualche gioia, prima di tutto di gruppo, poi anche personali. Perfetto Luca, un messaggio per i tifosi del Foggia, che ti dico sono in tantissimi, ci stanno scrivendo, in tanti ti hanno fatto tante congratulazioni per appunto la laurea, in tanti ti hanno detto Zafo,
che è praticamente il vostro motto, insomma. Quindi un messaggio per i tifosi del Foggia? Ma io innanzitutto li ringrazio, perché da quando sono arrivato, da un mese e mezzo, l'accoglienza è stata magnifica e niente, speriamo di vedervi sempre in di più allo Zaccheria, perché come il campo ha dimostrato nelle ultime 4 partite in casa, è veramente come giocare in più, quindi vi aspettiamo tutti a puntare. Perfetto, ragazzi, quindi Luca vi aspetta allo stadio, magari potrà segnare un altro gol, non lo sappiamo, vediamo le prossime partite. Vi ricordo che appunto il Foggia, ma non devo essere io a ricordarvelo, lo sapete tutti, che giocherà al prossimo turno contro il Messina. Luca, per noi è stato veramente un piacere averti in trasmissione. È stato bello chiacchierare con te, ti faccio nuovamente tanti auguri per la laurea, e ragazzi, direi che lo possiamo congedare. Sì, lasciamolo andare, anche perché credo che a breve avrà una lezione di cucina o magari una lezione di musica o qualche altra lezione da fare. No, veramente veramente complimenti Luca, è difficile trovare un ragazzo che riesce a conciliare studio, sport, ma anche lo studio d'allenatore, veramente una roba incredibile, ti faccio i miei complimenti. Grazie mille a tutti. Ciao Luca, grazie mille. Ciao Luca, grazie ancora per essere stato con noi. Ok ragazzi, noi come vi avevo anticipato settimana scorsa, vi abbiamo portato un altro super ospite, è stato con noi Luca Ercolani, e la trasmissione sta per terminare. Noi ci vediamo come al solito ogni giovedì alle 19, infatti c'è... Ti ho visto un attimo in panico a te, perché dici tu già alle 19 faccio tardi, poi mi fai fare pure alle 17, cioè va a finire la trasmissione, facciamo non con che coppia ragazzi, che coppia sono Carlotta Parisi e Fabio Basile, uno non indovina un quiz neanche per sbaglio, l'altra sbaglia gli orari della trasmissione, io veramente ragazzi non so il più, bello non della non so diretta più il bello della diretta fra bellissimo. Va bene ragazzi, vi invito a seguire sempre il nostro sito lacasadc.com, dove vi daremo informazioni su tutte le giornate di campionato, su ci avviciniamo ai playoff, panchine che saltano, quindi vi invito a seguire anche i nostri social Instagram e Facebook, e noi ci vediamo giovedì prossimo alle ore 19, ritardo permettendo, di Fabio Basile, e vi porteremo un altro ospite. L'ultimo appello, devo fare l'ultimo appello, come l'ho fatto settimana scorsa, o facciamo un quiz più facile per Fabio Basile, oppure non me lo mettere contro, perché veramente lo straccio. No, contro non te lo posso mettere, se l'avessi messo contro oggi, cioè era praticamente partita. No, non facevamo... è vero, assolutamente no, assolutamente no. Confermo. Oppure troviamo qualcun altro, troviamo qualche altro sfidante. Vediamo, vai, la prossima volta magari vediamo i ragazzi che ti rispondono nei commenti, prendi... Dal pubblico sono più bravi di me Francesco, assolutamente. Ma... sì. Assolutamente sì. Di te non era difficile essere più bravo. Ciao ragazzi, è stato bellissimo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, a giovedì prossimo. Ciao ragazzi.